Finisce tra i fischi lo spareggio Champions tra Roma e Milan. Buongiorno ragazzi, sono Simon Signo Giallorosso ed oggi volevo parlarvi di questa partita di Serie A, ma prima di cominciare a farlo vi invito a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale e anche un'iscrizione su Instagram, Simon Signo trattino basso giallorosso. Sono un po' deluso ragazzi, sarò onesto con voi, perché dopo averli schiacciati per tutto il primo tempo, dopo essere andati comunque meglio nel secondo tempo, aver ottenuto il pareggio all'inizio del secondo tempo, mi aspettavo che alla fine ce l'avremmo fatta. Non ce l'abbiamo fatta ragazzi, peccato, perché alla fine l'operazione sorpasso è miseramente fallita. Alla fine non sono scappati neanche loro, ma la ghiotta occasione di accorciare sull'Inter e di superare il Milan è miseramente fallita purtroppo. Onore a loro ragazzi, perché se la sono giocata bene. Piontek è un giocatore straordinario, ma lì c'è un errore gravissimo di Pellegrini, perché Pellegrini ragazzi è snello, no? È magro, ma come fai ad andare di fisico? Anche Paquetà non è che sia un gigante, però Pellegrini, tu non puoi coprire una palla di fisico in quella zona del campo, con tutto il rispetto, con tutto il bene che ti posso volere, ma quello è clamoroso. Come fai ad andarci? Cioè, come pensi poterla coprire di fisico una palla del genere? E infatti abbiamo sbagliato, cross perfetto di Paquetà. Fazio sta ancora pensando alla partita contro la Fiorentina, sta ancora uscendo dal Franchi, si lascia anticipare, Piontek, la linea sbaglia mai, gol 1-0 per loro, fine primo tempo, tra i fischi, abbiamo un po' destabilizzato l'ambiente, fortunatamente poi l'abbiamo risolta, ma lì c'è un errore clamoroso alla difesa del Milan, ragazzi, onestamente lì è clamoroso, perché cross al bacio di Karsdorp, che per me adesso deve essere il titolare fisso, se non 2-3 partite sta giocando bene, a Bergamo ha fatto tutta la squadra schifo, quindi non prendiamo in esame la partita di Bergamo, perché lì non ce n'è uno che salverei, forse solo è solo lui, quindi non prendiamo in esame quella partita, perché è scandalosa, abbiamo giocato tutti malissimo, soprattutto nel secondo tempo, ma sta giocando comunque bene, è bravissimo in fase offensiva, in fase difensiva deve ancora un po' migliorare, ma già è migliorato parecchio da quando è arrivato al Feyenoord, vi ricorderete senz'altro la partita contro il Crotone dell'anno scorso. Comunque ragazzi, amnesia difensiva totale del Milan, Zaniolo con tutta la rabbia che può avere nel suo corpo butta la palla in rete e corre parzialmente sotto la sud, poi torna subito in campo 1-1. Poi parlo di Pellegrini, miracoli di Donnarumma, portiere straordinario ragazzi, chi critica ancora Donnarumma veramente io neanche mi ci arrabbio più, perché è un portiere straordinario, uno dei più forti portieri al mondo assolutamente, io non capisco chi può criticare Donnarumma. Io sono stato il primo a dire che in estate non l'avrei pagato 50 milioni, perché per me 50 milioni per Donnarumma sono troppi, ma proprio per qualsiasi portiere io non spenderei mai 50 milioni per un portiere assolutamente. Però ragazzi, un portiere straordinario, un fenomeno, oggi avrà fatto 3-4 miracoli senza Donnarumma. Con un portiere normalissimo, con Reina, il Milan oggi avrebbe tranquillamente perso. Doppia parata nel primo tempo straordinaria, la prima colpo di testa che la palla gli schizza davanti, la seconda va tu per tu mi sembra con Dzeko, ragazzi il portiere veramente è un fenomeno, chi lo critica ci faccia un, non so ragazzi, si vede i portieri che ci sono attualmente in Serie A e poi vada a cambiare opinione su Donnarumma, perché chi lo critica non capisce per me assolutamente niente, non si può criticare un portiere del genere. Oggi in una partita così difficile per lui ha sbagliato solamente un'uscita, perché il pallone era scivoloso e ce ne siamo accorti tutti. Tra l'altro nel finale rischiamo anche di prendere gol con l'Axalt, alla fine Olsen è bravo, ma Olsen sull'uscita è un po' svalvolato ragazzi, bisogna che Savorani lo metta bene in riga, perché sull'uscita Olsen mi preoccupa parecchio, nonostante sia arrivato da mesi. Si diceva molto di questo portiere, bravo tra i pali ma difettoso nelle uscite, ragazzi questo difetto ancora non gli è passato, siamo a febbraio, adesso c'è la Champions ragazzi, gli ottavi io voglio giocare alla pari col Porto, perché noi non siamo inferiori, qualche partita l'ho vista di Dragoic, noi non siamo assolutamente inferiori a loro, alla pari, ma con Olsen che nelle uscite è un po' quello che è, pericoloso, pericoloso, comunque grande portiere tra i pali, niente da dire a Olsen per questa partita. Piontek fortissimo ragazzi, Donnarumma un fenomeno, Danielino è tornato a macinare comunque il gioco, mi piace tanto il centrocampista che fa legna, a me in generale, poi Danielino ragazzi per me è come un come posso dire, come un amico, è veramente un fenomeno, anche lui fuori classe. Vi ringrazio la visione, vi ricordo se vi è piaciuto potete anche lasciare un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale. Ciao a tutti.